Questi sono i resti della macchina della scorta da Quarto Savona 15 che è saltata in aria a Capaci. Con un applauso di commozione e di rispetto. Sono la moglie di Antonio, non sono la vedova di Antonio. Sono la moglie di Antonio Montinaro, un giovanissimo poliziotto leccese. Che aveva fatto un giuramento alla Repubblica Italiana e aveva un altissimo senso del dovere, di quei giuramenti importanti, di quei giuramenti che non ti fanno fare un passo indietro, non i giuramenti che fanno i mafiosi. Questi resti sono la tomba di Antonio Viterrocco e sono la memoria viva, e se la guardiamo bene quella teca riusciamo ancora a vedere le macchie di sangue che stanno lì dentro. Quindi lì dentro non solo ci sono i resti di quell'auto, della croma, ma ci sono i resti di Antonio Viterrocco e quindi i resti di tre famiglie, mi creda, perché quando succedono certe cose tutte le famiglie saltano in aria e ne paghiamo le conseguenze tutti i giorni. Però proprio perché io ho avuto un marito coraggiosissimo, perché mio marito ha avuto un grande coraggio, perché mio marito a 24 anni decide di scortare l'uomo più a rischio d'Italia, noi siamo orgogliosi delle scelte che ha fatto quel ragazzo. Io non cambierei una virgola della mia vita, perché a differenza di tante altre persone io posso camminare a testa alta, mentre tanti si devono vergognare di farlo. Avere oggi qua la teca con i resti dell'auto di Falcone, dove hanno perso la vita i nostri ragazzi delle scorte, è un momento di straordinaria importanza per questa città e per questa terra dove purtroppo ancora persiste la presenza dell''ndrangheta. Ricordiamo che le vittime che oggi commemoriamo hanno perso la vita proprio in questa lotta contro l'arroganza mafiosa, e quindi oggi li commemoriamo, onoriamo, perché è giusto che le nuove generazioni soprattutto si rendano conto di quanto, fino a che punto può essere spinto il dovere fino all'estremo sacrificio in nome di quei valori etici che costituiscono la base del nostro vivere civile, che sono appunto previsti dalla nostra Costituzione. Probabilmente all'epoca non c'era la consapevolezza che oggi abbiamo della potenza che poteva scatenare la mafia contro le istituzioni. Quello fu un attacco diretto al vertice dello Stato. Falcone era un direttore generale del Ministero all'epoca in cui ci fu l'attentato. Era un attacco diretto. Da allora tutti hanno capito, e come ha detto bene la vedova Montinaro, tutti hanno compreso il livello di attacco allo Stato in quel momento, e da allora tante cose sono cambiate. Dobbiamo noi fare in modo che qualcuno non si dimentichi e non si volti ancora dall'altra parte. Crotone risponde alla grande e dice no alla mafia, no alla violenza e no all'illegalità. È stata una grande dimostrazione, una bella pagina, poi fatta davanti al Tribunale di Crotone, unica manifestazione del genere che si fa su questo piazzale. Ma non finisce qui, che nei prossimi giorni la maggior parte dei magistrati del Tribunale di Crotone andranno nelle scuole, parleranno con i ragazzi, rifletteranno su questa tematica. E poi una partita di calcio il 4 febbraio, dove giungeranno da tutta Italia magistrati, giocheranno una partita di beneficenza con la squadra nazionale Città del Vaticano, sacerdoti e suore. Crotone per 15 giorni diventa il centro nazionale della legalità.